piccolo Gran Premio. Dopo il percorso base, i binomi con parità di penalità accederanno al barrage, che avrà una formula insolita, fissata secondo una tabella C. Gli eventuali errori agli ostacoli saranno tramutati in secondi da aggiungere al tempo impiegato. Siamo sul finire del percorso base. In campo Filippo Mojerson, tre volte campione italiano, è nato a Milano nel 1954. Pensate che nel lontano 81 si è già posto alla ribalta internazionale vincendo il Gran Premio di Bruxelles e quello di New York. Ha rappresentato i colori italiani più di 40 volte in Coppa delle Nazioni, intanto sono già 8 le penalità per il binomio italiano. Si sono fin qui qualificati per il barrage Valerio Sozzi Italia con Corofino, per l'Olanda Jos Lansing, Nissan High Valley Z, per l'Italia Gianni Govoni, Romello, per la Germania Ludger Beerbaum, Neron della Turel, e per l'Austria Anton Martin Bauer con Remus Equo. Dunque soltanto 5, a testimonianza del fatto che il percorso ideato dallo chef de piste tedesco Frank Rottenberger presenta più di un'insidia. La lunghezza è di 560 metri, la velocità di 375 metri al minuto, il tempo massimo di 90 secondi, il tempo limite di 180 secondi. Intanto il totale per Filippo Mojerson è di 12, che non gli consente di qualificarsi per il barrage. Andiamo a prendere confidenza con il tracciato. Si parte con un passaggio di sentiero 1,40 per 1,45, poi il verticale di tavole e barriere 1,45. Intanto in campo per il Belgio Ludo Philipp Baerts su RBG Karawat, cavallo intero tedesco di 12 anni. Vi avevo lasciati al numero 3, che è la gabbia, la prima delle due combinazioni proposte. Gli ostacoli sono 12 per 15 salti, una gabbia, una doppia gabbia. La gabbia arcobaleno, si parte con la triplice, poi il passaggio di sentiero in uscita, la triplice misura 1,50 per 1,80, 1,45 per 1,50 il largo, poi un verticale bianco di barriere 1,50 m, quindi l'oxer musicale con arpa e pianoforte 1,50 barriere pari, quindi un altro dritto 1,50 per 1,60 il rigo musicale, e c'è naturalmente una fisionomia cara al maestro Pavarotti in questo percorso. Il tema musicale è sempre all'ordine del giorno. Si piega a mano sinistra per affrontare la doppia gabbia, tre fossi, il primo di 1,5 m, il secondo identico, il terzo verticale sul fosso misura 1,55 m. Poi si va al passaggio di sentiero in giallo-blu 1,45 per 1,60, il verticale di due barriere su ponte di 1,50 m, e poi la fase conclusiva del tracciato con il verticale in bianco 1,50 m, il passaggio di sentiero 1,45 per 1,60 m, e l'ultimo dritto, il verticale per contrabbassi 1,55 m. Seguiamo il percorso di un cavaliere di grande esperienza, Ludo Philipp Baerts, esperienza che non gli ha evitato un errore agli ostacoli, 4 penalità per questo cavaliere che vanta piazzamenti marginali, ma lì a ridosso dell'elite, lo ricordiamo, a livello individuale e a squadre sesto ai campionati del mondo di Stoccolma. Sono 4 le penalità per Ludo Philipp Baerts e RBG Karawat. Non ci sono ancora stati successi italiani in questa nona edizione del Pavarotti International. Vi ricordo che nella prima giornata è andato a segno Jacques Bonnet per la Francia nelle categorie a due fasi, poi Michael Whittaker con Two Steps si è aggiudicato la categoria a tempo, la mista è stata appannaggio di Ludger Beerbaum Germania con Neron della Turel, impegnato anche nella gara che stiamo seguendo. Nel secondo giorno il bis di Michael Whittaker ancora con Two Step, poi nella categoria staffetta hanno vinto in coppia Jerry Flynn e Peter Charles per l'Irlanda. In Coppa delle Nazioni successo della Germania dopo barrage contro la Svizzera, al terzo posto l'Italia, e poi abbiamo registrato il successo del colombiano Juan Carlos Garcia con Nabucco Verdi nella categoria a difficoltà
progressive. Si parlava di Coppa delle Nazioni, i nostri binomi hanno raggiunto una discreta affidabilità, si sono piazzati al terzo posto, hanno inanellato tre percorsi netti. In particolare va sottolineata la grande prestazione di Valerio Sozzi in sella a Gisovat Pilot High Fly. In campo per la Germania Meredith Michels Beerbaum, moglie di Markus Beerbaum, in sella Paloma, una femmina dal mantello sauro di origine tedesca, a 8 anni, viene dalla Westfalia. Meredith ha cittadinanza tedesca ormai e quindi gareggia per la Germania, ma è americana di nascita. Attesa dalla doppia gabbia, perfette le condizioni del terreno. Oggi la giornata è sempre calda, però non afosa come quella iniziale, c'è anche un gradevolissimo venticello. Parte conclusiva del percorso per Meredith Michels Beerbaum, 4 le penalità fino a questo momento, ancora 2 gli ostacoli da superare, un largo e un verticale conclusivo. Rimangono 4 le penalità nel tempo di 83 e 98. Ed ora per la Svizzera, Billy Melliger, cavaliere 4° classificato agli ultimi World Equestrian Games ospitati dal nostro paese, arcinoto in Italia e direi nel mondo per la splendida accoppiata che forma insieme al grigio Calvaro. Attualmente Billy Melliger è il miglior cavaliere del concorso, dati alla mano, è nato nel luglio del 53. Medaglia d'oro ai campionati d'Europa per quanto riguarda la prestazione a squadre a Ixted nell'83, poi a Gijon nel 93, a San Gallo nel 95. A livello individuale è salito sul gradino più alto del podio proprio a Gijon. Sempre grandi cavalli per Willy Melliger, che è un professionista molto serio, anche baciato dalla sorte, perché trovare cavalli del calibro di Calvaro e anche di Quinta C non è davvero facile. Comunque professionista esemplare, terz'ultimo binomio in campo, dopodiché vedremo il barrage al quale per il momento si sono qualificati soltanto 5 binomi. Ha portato al collo Willy Melliger anche l'argento individuale alle Olimpiadi di Atlanta, sempre con Calvaro. Nona edizione del Pavarotti International, nobilitata dalla presenza di blasonati big internazionali. Intanto arriva il primo errore per Willy Melliger. Abbiamo visto i fratelli Whitaker, Jos Lansing, Ludger Beerbaum, ma direi che gli applausi più scroscianti, oltre che per gli atleti azzurri, sono sempre rivolti all'ex campione del mondo, il tedesco Frank Schlotak, che anche ieri in Coppa con uno splendido doppio netto, anzi triplo perché si è esibito anche al barrage, ha dato un saggio di classe autentica. Intanto sono 4 le penalità per Willy Melliger, sfuma anche per il binomio svizzero la possibilità di accedere al barrage. Intanto il regista Francesco Manente ci ha riproposto una fase rallentata del percorso del binomio elvetico. Per Israele Elad Yaniv Montabilli, primo cavaliere israeliano a maturare una qualche esperienza internazionale, attualmente vive presso le scuderie di Frank Schlotak, vive e lavora. È nato nel maggio del 1978, anche qualche piazzamento di discreto rilievo nella passata stagione, 6° nel Gran Premio di Grafenegg, 8° a Berna Mauren.
11 le bandiere rappresentate qui a Modena, 8 le squadre ufficiali. Siamo alle porte di Modena, in un impianto voluto, fortemente voluto dal maestro Pavarotti. Intanto c'è il primo errore per il binomio israeliano. Avevamo detto presenza estremamente qualificata anche per la consistenza del montepremi, che si aggira intorno ai 700 milioni distribuite in 12 categorie internazionali. Domani il momento clou con la disputa del Gran Premio. A proposito di Gran Premio, vorrei ricordare agli appassionati di salto ostacoli il quarto posto di Vincenzo Chimirri nel Gran Premio di Lisbona, concorso nel quale Roberto Arioldi si è aggiudicato una categoria. Parte intermedia del percorso per Elad Yaniv. Al barrage vedremo anche due binomi italiani, Valerio Sozzi Corofino, Gianni Govoni e Romello. Per ora solo 5. Intanto termina il cavaliere israeliano con 4 penalità e mezza, 0,50 per aver superato il limite che è di 90 secondi. Una prestazione più che decorosa. Intanto il regista Manente ancora si diverte a riproporvi una fase spettacolare relativa in questa circostanza al passaggio del verticale su Fosso. Ultimo binomio in campo per questo percorso base è belga. Peter Van Broekhoven monta Julie, nata nel 91, di origine olandese. Questo cavaliere ha 23 anni, fiammingo, abita a Lommel. Quest'anno, lo ricordiamo, quinto nel Gran Premio del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena in sella Galleon Dream, e vediamo se Julie riuscirà a regalare un altro sogno al cavaliere belga. Belgio che a livello di squadra continua ad alternare prestazioni straordinarie ad altre meno soddisfacenti. Belgio vittorioso in Coppa alla Ball, fuori quadro qui a Modena, ma direi che le sorprese più sgradite sono arrivate dalla Francia, addirittura non qualificata per la seconda manche con un bottino di circa 50 penalità complessive, davvero un disastro, e dalla Gran Bretagna. Invece i soliti panzer tedeschi si sono confermati all'altezza della situazione, con un Franke Slotak davvero superlativo, un Ludger Beerbaum che sta facendo chiudere la carriera di Ratina Z nel migliore dei modi. Ratina affronta qui l'ultimo concorso italiano, poi darà l'addio ad Aquisgrana, quello definitivo. Penultimo ostacolo fatale, anche l'ultimo per Peter Van Broekhoven, che dunque non si qualificano per il barrage. Privilegio che tocca unicamente a 5 binomi: per l'Italia Valerio Sozzi Corofino, per l'Olanda Jos Lansing Nissan High Valley Z, ancora per l'Italia Gianni Govoni Romello, per la Germania Ludger Beerbaum con Neron della Tourelle, per l'Austria Anton Martin Bauer Remus Equo. E una delle cose positive delle sintesi televisive è che si ha la possibilità di eliminare i tempi morti, quindi siamo già in grado di gustare il barrage. È già in campo il primo binomio, è italiano, Valerio Sozzi con Corofino. Valerio Sozzi è nato nel 68, ha debuttato a livello internazionale nell'89, ha preso parte a 2 Olimpiadi nel 92 e nel 96. Decisamente esemplare il suo comportamento ieri in Coppa delle Nazioni, doppio netto, soltanto 2 infrazioni relative al tempo, però una prestazione da incorniciare. E vedete che sta cercando di
ottenere il massimo Valerio Sozzi anche da Corofino. È ancora netto il suo percorso, abbiamo detto che si tratta di una tabella C, dunque ogni errore comporterà l'aggiunta di 5 secondi al tempo effettivamente impiegato. Percorso netto e velocissimo, e dunque il primo ragguaglio cronometrico da tenere d'occhio è proprio quello di Valerio Sozzi, 48 e 52, 48 e 52, splendido ancora una volta Valerio Sozzi, molto affiatato con Corofino. Oltretutto non è mai agevole in una gara di questo tipo presentarsi per primi, non si hanno punti di riferimento. Comunque Valerio è molto soddisfatto, carezze per Corofino. Vediamo se Jos Lansing riuscirà a togliere la leadership al cavaliere azzurro. L'olandese monta Nissan High Valley Z, un cavallo intero dal mantello baio di 10 anni, di origine olandese. 5 i binomi al barrage, e questa formula con tabella C al barrage stesso per me, e questa è un'opinione del tutto personale, è molto azzeccata, perché se nel percorso base conta la potenza, l'elevazione del cavallo, in questo barrage sarà indispensabile mettere sul piatto anche doti di maneggevolezza, di velocità, di duttilità. Dunque per vincere questa categoria, questo piccolo gran premio, è necessaria una grande completezza. Ma vedete che anche Jos Lansing non lascia nulla di intentato, ha superato il passaggio di sentiero e poi il verticale con Rigo. Ora quella che era una doppia gabbia ora è diventata una gabbia, due verticali su fosso, una girata repentina da parte del cavaliere olandese, sempre nel mirino 48-52 di Valerio Sozzi, e lo ha abbondantemente superato, 43-89, è il nuovo leader, 43-89, nulla toglie alla bella prestazione di Valerio Sozzi, ma Jos Lansing è stato decisamente più veloce ed ha sbriciolato il tempo realizzato dall'azzurro. A proposito di azzurri, è in campo l'altro binomio italiano, Gianni Govoni con Romello, ieri splendido nella prima manche della Coppa delle Nazioni con l'oro piano a Las Vegas, poi un piccolo calo nella seconda manche, lo stesso destino che era capitato a Roma, però la qualità di base c'è, anche Gianni Govoni ha montato alla grande ieri in Coppa. Speriamo che riesca ad attingere un successo proprio a casa sua, è un cavaliere modenese che proprio sentendo aria di casa in una scorsa edizione ha sfiorato il successo nel Gran Premio qui al Pavarotti International, ci sta provando. Vedete grandi falcate di galoppo per raggiungere l'ostacolo numero 6, dedicato interamente al maestro Pavarotti, che ha trovato il modo anche di fare beneficenza qui con una pesca di beneficenza, appunto il contributo offerto a sostegno degli ospedali domiciliari oncologici italiani. È molto veloce Gianni Govoni e se la gioca proprio nel termine dei secondi, forse dei centesimi, 44-86, non ce la fa a superare Jos Lansing, 44-86, davvero un battito di ciglia separa Jos Lansing, leader della classifica, da Gianni Govoni che è in seconda posizione. Dunque graduatoria provvisoria, per il momento Jos Lansing al comando con 43-89, in seconda posizione Gianni Govoni che esce fra gli applausi, 44-86, in terza Valerio Sozzi 48-52, ma dobbiamo vedere ancora due percorsi prima di assegnare le posizioni di vertice di questa categoria mista. Comincia Ludger Beerbaum, la medaglia d'oro individuale di Barcellona, monta Neron della Turel, campione europeo in carica, campione del mondo e olimpico in carica a squadre. Mm-hmm.
Nerone della Turelle è un castrone baio di 9 anni. Avevamo detto prima di Willy Melliger miglior cavaliere di questo concorso. Nerone della Turelle, classifiche alla mano, è il cavallo più positivo di questo concorso, lo ricordiamo, a bersaglio nella categoria mista della giornata d'apertura, a precedere proprio Jos Lansing e Claudio Minardi, sempre valido in questo scorcio di stagione. Vediamo allora un altro duello fra Ludger Beerbaum e Jos Lansing. Per il cavaliere olandese il tedesco sta diventando un vero e proprio incubo, e a giudicare da queste prime folate ci sarà da sudare, ma c'è l'errore dunque. Non è detto a priori che non si possa arrivare alla vittoria, ma è molto difficile in questo tipo di tabelle C. Non è raro vedere un binomio con il netto agli ostacoli superato da un altro binomio che ha commesso un errore, ma è stato molto molto più veloce. Questo però non mi sembra il caso di Ludger Beerbaum, che in qualche modo ha anche tirato i remi in barca. Ha visto che Jos Lansing aveva stabilito un tempo di assoluto rispetto e dunque si limita a concludere 46 e 33 più 5 di penalizzazione per l'errore agli ostacoli, un totale di 51 e 33. 51 e 33. Dunque 51 e 33 gli vale il quarto posto. Non vediamo apparire all'orizzonte, all'ingresso in campo, Anton Martin Bauer con Remus Equo. Evidentemente il cavaliere austriaco ha rinunciato al barrage, dunque si conclude qui la gara con la vittoria di Jos Lansing per l'Olanda, High Valley 43-89, in seconda posizione Gianni Govoni e Romello 44-86, in terza Valerio Sozzi e Corofino 48-52, in quarta Ludger Beerbaum per la Germania, Nerone della Turelle 51-33. Evidentemente Anton Martin Bauer ha voluto riservare il suo Remus Equo in assoluta freschezza per il Gran Premio di domani, una scelta rispettabile. Ancora un successo da parte di Jos Lansing, cavaliere di grande esperienza internazionale, che ha messo in riga i comunque validi azzurri Gianni Govoni e Valerio Sozzi, che ormai sembra aver abolito la parola errore dal proprio vocabolario. Si conclude dunque anche la terza giornata di gare, la quarta e ultima sarà dedicata al Gran Premio e saranno scintille, in particolare fra Tour des Champs e Calvaro, che sono i soggetti più attesi. Per il momento un saluto da Modena, a tutti la più cordiale buonanotte.